Ciao, ciao a tutti, come state? Spero bene. Sempre rinfrescata un po' tanto perché da 40 gradi e passa perché eravamo anche a 41 la settimana scorsa. Lunedì, il fine settimana, lunedì e martedì eravamo a 19, sicché uno sbalzo. Oggi avevano detto 30, però è molto arieggiato, si sta benissimo. Se continua così, niente da dire. Allora, ho sete. Tanta sete. Noi qui abbiamo i bicchieri. Noi abbiamo i bicchieri qua, di vetro, non di plastica. Vi faccio vedere quello che ho comprato in questi 2 o 3 giorni, perché se vi faccio vedere tutto quello che ho, basterebbero giorni e giorni. Voi sapete quanto io ami i trucchi, i maquillage, però li compro, li metto anche, non è che li compro e li lascio là, ce li uso a parte quando fa caldo. Quando fa tanto caldo, 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 se no io li uso. Vi faccio vedere quello che ho preso da Sephora, da Kiko, da Nocibè, che è una profumeria come Sephora in Italia, qui c'è Nocibè. E da Bijou Brigitte, perché ci sono i saldi anche là e ci sono delle bellissime occasioni che io ho trovato. Non so da dove cominciare. Cominciamo con i trucchi. Allora, vedete? Da Nocibè ho preso, vabbè, questo l'omaggino che mi hanno dato. Questa poi, beh, a parte lo scontrino, una carta magazzino perché io questa l'ho presa in centro, però nel centro commerciale Carrefour, che è a 3 km da qua, vicinissimo, fanno anche, è istituto di bellezza, fanno massaggi, fanno. Io ero interessata per una cura del viso, non pulizia, roba così, proprio un trattamento anti-age. E i prezzi sono buoni. Un trattamento di 30 minuti, 30 euro. Insomma. Allora, qui ho preso uno sconto, vabbè. Delle pastiglie da bagno, che io non ho il bagno, ma le do a un'amica, le ho pagate 50 centesimi. Io spero che si veda. Vabbè, 50 centesimi. E questa che è ciccia, 97. Lo scontrino. Poi ho preso questa crema per le mani. E l'ho pagata 1,47 euro. Vedete? Era tutto 50-70%, c'erano dei bei sconti. Qui. Poi ho preso questo matitone, che è matita per gli occhi e illuminante, 2 in 1. 2 in 1. L'ho pagato 3,88 euro anziché 12,95 euro.
Buono, eh? Poi ho preso questa che è sempre è un eyeliner grosso, cioè sì, è un eyeliner grosso, cioè una matita nera per gli occhi, invece che era questo al 70%. Invece che 7,95 euro l'ho pagato 2,38 euro. Questo è un ombretto bellissimo. Nemmeno questo si può usare sia asciutto che bagnato. È tutto glitterato, non posso aprirvelo perché l'ho promesso a un'amica, perché io ce l'ho già, l'ho preso ancora la settimana scorsa e da scema non l'ho neanche preso per aprirvi quello. E vabbè. Invece che 12,95 l'ho pagato 3,88 euro. Vabbè. Di queste ne ho prese due, però una ve la apro, l'ho già aperta. Invece che 9,95 l'ho pagata 2,98 euro, sconto 70%. Eccola qua. Eccola qua. Ed è così. Bello, bella morbida. Sempre questo l'ho preso per la figlia della mia amica, 70% di sconto. Invece che 6,90, 2,07. Praticamente sono delle mini perline che vanno attaccate, che vanno sulle unghie col fornetto, col gel. Belle, un colore bello, blu e oro. E poi ho preso questa maschera che ho tolto il prezzo per leggere cos'era, però costa 50 centesimi ed è una maschera per il viso monodose. E da Nocibè è tutto. Veramente bei sconti, bella roba. Passiamo a Sephora. Passiamo a Sephora. Allora, ho preso questo gel micellare perché non ha sempre usato l'acqua. Ho l'acqua, ma il gel non l'avevo mai provato. Ed era sconto 50%, l'ho pagato 6,99 euro invece che 13,99. Vi farò sapere com'è. Ho preso questo, le mie dorate maschere. Ho preso questa, che è un primer. Scritto 3 minuti. E ti fa, ti crea, no, ti crea la base. Sì, idrata il viso, lo distende, ti prepara il viso al maquillage. Questa. Poi ho preso questa Golden Mask.
Praticamente questo è per illuminare il viso quando hai l'aria stanca, che passi un brutto periodo. Sì, vabbè, non è che ti fai questo e vai in giro tipo faro nella notte. Però io le faccio. Ma almeno una volta alla settimana io la maschera me la faccio. Adoro i peel-off, le adoro quelle. Però anche queste, dai. Poi ho preso sempre della serie Metallic, ho preso questa tonificante. Praticamente quando dopo che te la sei fatta, le guance ti arrivano gli zigomi. No, no, però sono buone le maschere della Sephora, non è la prima volta che le prendo. E questa Silver Mask, ho preso tutta la serie. E questa serve, questa è proprio un illuminante, serve a tirar fuori la lucentezza naturale della pelle. Questa. Poi ho preso questo. Che è una limited edition è tipo un lip balm, è un lip gloss a tubetto, però l'ho preso perché il gusto spezie. Era una limited edition di Natale e secondo me c'è la cannella che io stra-adoro, stra-adoro. Ecco. Dai, Ciccio. No, non è colorato. È solo un balsamo. Sì, non si vede una cipalipa perché è un balsamo. È come un olio denso. Non c'è nessun profumo spice. Ok, abbiamo capito. No, è solo un balsamo per idratare le labbra. Chi ha le labbra secche, spesso in inverno, io no. Ho la pelle secca, tanto secca, quello sì, ma non le labbra. E questo. Poi. Questi sono quattro. Li ho presi uno per colore. E costavano 40 centesimi all'uno. Praticamente sono delle monodosi di bagno doccia, bagno schiuma, insomma, chi è la doccia, chi è il bagno, a profumi diversi, carini. 40 centesimi, sempre al 50% di sconto. Questi. E questo è l'omaggio che mi hanno dato, un profumo di Yves Saint Laurent. E qua abbiamo finito. Passiamo a Kiko. Allora, di Kiko ho preso un bello scontrino. Questa non è di Kiko, l'ho inserita nel sacchetto, l'avevo presa dentro al supermercato, che è una maschera per i piedi, perché io ho la pelle secca. Però i piedi sono morbidi, non è che sono secchi,
talloni o screpolati o cosa, ma ho la pelle molto secca. E allora proviamo, ho detto, vabbè. Ho preso due di queste, che una la devo regalare, però una ce la apriamo perché. Una la apriamo, vedete ancora sigillata. E anche questo, riuscite a vedere, è un gel. Mamma, che profumo! Però fammi capire. È praticamente per lavare il viso senza sapone, perché la pelle come me è secca, che io non uso sapone, uso latte detergente, oppure mi trovo bene col Dove. Mamma, che profumo, non avete idea. E questo non è sapone, vedete? Io spero che da questo ciccio secco di computer si veda. Mamma, che profumo! Buona, buona. Praticamente è scritto Transforming Face Cleanser. Mamma mia, e questa l'ho pagato 3 euro, no, 2 euro, 3 euro meno 1 euro, 2 euro, questo l'ho pagato 2 euro, mamma mia, questo è un fondotinta, questo è un fondotinta perché ne avevo solo uno. E questo tu della linea Sicilian Note l'ho pagato, eccolo qua, 3,70 euro, 3,70 euro, è così. Questo è il fondotinta e c'è anche la confezione, il suo pennello. Io, no, io lo metto col pennello, non tutti. Avevo un fondotinta di MAC che col pennello faceva, non si stendeva bene, lasciava le righe, lo stendevo con la spugnetta. E questo è così. Sembrava più chiaro là. Così. Mamma, che profumo, anche questo. Ecco, magari qua si vede meglio. Bello. Bello, si stende bene, non resta oleoso, non resta secco, è come una crema. Il profumo. Bello. Io quando esco dalle profumerie vorrei fotografarvi le mie mani.
Vorrei farvi una foto di come sono conciata. Poi ho preso questo smalto che ho pagato 1,50 euro. Opalescente, come me. Poi ho preso questo eyeliner blu, perché neri ne ho due. Così, fatto così, con la punta molto fine. Sul mio vestito bianco si vede bene, ecco. E scrive benissimo perché l'ho provato. Vedete? Bello. Bello, bel colore. Non so se rende bene dal computer, però vi assicuro che è un bel blu. Levo subito perché se si asciuga. Aspetta, questo l'ho pagato, l'eyeliner l'ho pagato 2,50 euro. Eccolo qua. L'ho pagato 1,49 euro. Aspetta, ce ne sono due. Anche questa è la linea On The Go. E questo è un illuminante. Aspetta. Questo l'ho pagato 3,20 euro. 3,20 euro. Ah, che forte. Forse, ecco, sul nero si vede meglio. Vediamo com'è, perché io ho provato. Ah, così. Bello, 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 bello. Non so se vedete. Bello comunque. E anche questo profumatissimo. Bello. Non li avevo ancora, ho provato sì. Come si chiamano? Mamma, come si chiamano? I tester, lì. Ma non li avevo perché volevo fare sto video, non li avevo ancora swatchati. Questa l'abbiamo vista. Allora, tiriamo fuori. Poi ho preso questo ombretto. Che ne ho tanti, però ve l'ho detto, non registro. Però questo il tester l'ho provato, mamma, era una cosa meravigliosa, un blu che non era blu, perché io di solito mi trucco col grigio, nero, beige, marrone, così via, anche il viola, il blu poco, il rosso zero. Però vi assicuro che era un blu intanto strapieno di pigmentato al massimo e pieno di glitter. Però quando la commessa mi ha dato, perché ho detto lo prendo, io gli ho detto se palomem, ma gli ho detto no, no, è uguale, è uguale.
non so se rende. Per me non è lui. Non è lui. Va, veramente devo tornare. No, non è questo. Oh sì. Se io lo vedo alla luce lo vedo blu, però vedete che sembra grigio. Invece vi assicuro che è un blu note. Si vede? Si vede il marsupio? Si vede? Beh, comunque è bellissimo. Mamma mia. E questo l'ho pagato. Questo l'ho pagato ai pigment. Gli ho detto è pigmentato al massimo. Tu lo sfiori e è pigmentato al massimo. Scrivente, morbido, veramente è bellissimo. Allora, questo l'ho pagato. €4. Questo l'ho pagato €4. Poi, questo che è un ombretto duo. Vedete che bello? Bianco e oro. Bianco e oro. Si vede. Bello, vi assicuro che è bellissimo. E questo l'ho pagato perché non mettono i prezzi? Questo l'ho pagato gratis perché... Ah, eccolo qua. No, non è lui. Sì, l'ho pagato €2,40. €2,40. Questo è sempre della linea On the Good. Oh, sì. On the Go. Ed è un lip gloss nude, però io adoro i brillantini, io li adoro, adoro Swarovski, adoro. Io sto guardando il computer, non mi vedo la mano. Mamma, che profumo! Bellissimo. E questo l'ho pagato. Grazie.
2 euro. Questo l'ho pagato 2 euro. E per ultimo c'è un altro rossetto bello, 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 bello. Questo è il colore della linea Pop Revolution. Il numero è lo 04 ed è così. Bello, non so se rende, ma è un rosso valentino. Bello. Morbidissimo anche questo, perché di matte ne ho tanti. Però dopo un'ora col matte hai la bocca. Bella. E vedete? E durano anche tanto. Comunque ho speso tutta 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 questa roba 24 euro e 77 centesimi, cioè voglio dire, ne ho presa di roba, eh. Però in questo periodo si fanno molti affari, come vi ho detto, perché ci sono gli sconti. Mamma, che sete. Allora, passiamo a Bijou Brigitte. Allora. C'era l'offerta, sono entrata per dare un'occhiata e la ragazza che mi conosce ha detto: guarda che c'è l'offerta, 3 collier 9 euro, di qualsiasi prezzo sia scritto dietro. Se li vuoi singoli c'è sempre lo sconto e lo paghi invece che 3,33 euro, lo paghi il prezzo che c'è scritto. Allora, io la prima volta ho preso questo. Bella, 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 bella. Almeno per me. E questa, a prezzo suo iniziale, era di 19,95. Questa. Potevano mancare gli Swarovski, no? Questa veniva 24,95. Vedete? Ecco, se io le metto qua, si vedono. E questa dentro le trecce, spero si vedano, è tutta tempestata di Swarovski. Sono tutti. E questa veniva 33,95, presa da sola, senza il pacchetto delle tre, l'avrei pagata 9, però io l'ho pagata 3,33 euro. Tutte e tre, tutte e tre 9 euro. Questa è bella, sì, forse magari può sembrare tipo da sposa, però è molto elegante, vi assicuro, fine elegante.
Io ho tanti vestiti neri e questa qua. Poi ho preso questo, io adoro gli anelli. Ho preso questo che è un insieme di tre fedine incastrate, vedete, anche di diverse forme e spessore. Una è i brillantini e l'ho pagato 2 euro. E questa è la prima spesa che ho fatto. Perché sono entrata così? Perché conosco la ragazza, so che ci sono gli sconti, volevo vedere cosa c'era. Però non sapevo che in clima di Covid chiude alle 6:30. Chiude e allora ho fatto una cosa veloce e non ho potuto guardare bene. Oggi stamattina sono tornata e mi sono guardata bene, 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 bene. Allora, sempre ho preso. Allora, ho preso questo che serve per fare. Io questo caldo qua raccolgo i capelli che li ho lunghi, ricci così. E l'elasticone, cioè, non è un elasticone, è una spugna, boh, serve per fare gli chignon, in poche parole. E questo l'ho pagato 1,98 euro. Sì. Allora, la prima collana è questa. Questa non è plastica, sono pietre dure. Qui ci sono due perle in metallo e una al centro con i brillantini. Questa è seta. E questa è una. Ah? Bella. E questa mettiamola, no, così. La seconda è questa. Bella. Ma il pezzo forte, guardate che spettacolo. Mamma mia, uno spettacolo veramente. Col nodo in oro rosa. Questo veniva 30, 39,95. E l'ho pagato 9 euro. L'altra collana un braccialettino a 1,15 euro. Aspetta, ecco. Altra collana con gli orecchini abbinati e questa bellezza qua. Con gli orecchini abbinati, stupenderrima.